Ciao amiche, ciao amici, bentrovati sul canale, benvenuti in un nuovo video. Oggi video riguardante i detersivi terminati. Avrei dovuto fare il video riguardante le scoperte dei detersivi, ma ho molti più detersivi terminati che non scoperte dei detersivi, quindi necessito eliminare un po' di confezioni che mi fanno ingombro e quindi seguirà successivamente il video scoperto. Spero voi stiate tutti quanti bene, iniziamo subito. Alcuni prodotti sono prodotti che ho acquistato di tasca mia, altri prodotti sono prodotti che mi sono stati inviati. Quando si tratta di prodotti che mi sono stati inviati, naturalmente io ve li menziono e vi dico in tutta onestà quello che ne penso, naturalmente come sempre. Iniziamo dal primo prodotto. Il primo prodotto è l'alcol etilico, questo è marchio Dexal. Alcol denaturato a 90 gradi, comprato da Eurospin, alcol comunissimo, va benissimo, mi sono trovata bene. Candeggina delicata Dexal. Allora, a me piacciono un po' tutte le candeggine delicate, diciamo che per l'utilizzo che ne faccio io mi vanno bene un po' tutte quante, a prescindere che si tratti di Ace Gentile, di Omino Bianco, della candeggina Gentile di Omino Bianco. Mi piace moltissimo quella dell'Ins, questa di anche quella di Risparmio Casa, questa di Eurospin. Devo dire che tra tutte quelle che ho provato è quella che mi ha delusa un pochino di più. Non lavora al pari delle altre. Ecco, diciamo che a parità di prodotto da discount preferisco sicuramente quella che viene venduta da Lins, che è sicuramente però tra le candeggine gentili quelle che preferisco sicuramente di più. Vi ricordo come sempre, perché sento sempre parlare di candeggina gentile e candeggina tradizionale, che vedo che si fa confusione. Vi ricordo che questa è a base di ossigeno, mentre la candeggina classica è a base di cloro. Sono due prodotti completamente differenti. Poi, un deodorante per ambienti, felce azzurra, diffusore a bastoncini, fior di ciliegio e peonia. Dice testa pompelmo e mandarino, nel cuore ciliegio, mughetto, peonia, base ambra e vaniglia. 200 ml, io l'ho pagato sotto i 4 euro, 3,29 euro mi sembra, non mi vorrei sbagliare, in un negozio che vende tutta una serie di detersivi, prodotti per la casa. Si sente veramente poco, 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 poco. Voi quando andate a girare i bastoncini, magari se lo mettete in un punto dove passa dell'aria, dove c'è corrente d'aria, lo sentite. Diciamo che alla lunga non è un prodotto che si sente tanto. Ecco, anche se voi vi piazzate lì davanti e non c'è aria, non lo sentite. Diversamente questo di Tigotà. Questo è Jardin des Fleurs, questa era la fragranza Iris, pagato pochissimo sotto i 2 euro. Questo per i soldi che costava faceva un eccellente lavoro, quindi questo che esiste in tante altre fragranze lo consiglio. Sicuramente come deodorante per la casa, profumatore per ambienti, vi consiglio e vi straconsiglio questi di EDG. EDG fa tutta una serie di fragranze, però non tutte sono valide allo stesso modo, perché io devo dire che in realtà mi sono sempre trovata bene con queste fragranze EDG. Queste in particolar modo venivano a 9,90 euro, io l'avevo pagata 5,90 euro scontata la fragranza Pepe Nero. Ne ho anche un'altra in scorta, l'ho comprata da Coin, buona, buonissima, si sente tantissimo, io l'ho nell'ingresso e addirittura alcune stanze la sento addirittura quando vado a dormire in camera da letto, che è due stanze più in là rispetto all'ingresso, quindi questa si sente tanto. Sempre di EDG, del marchio EDG, ho comprato questa confezione che era scontata, mi sembra 9 euro e
No, era scontato 14,90 euro. Al suo interno, allora, bellissima la scatola esterna, perché tanto io caccerò, perché non è che posso riempirmi la casa di scatole e così via. Era a base di, la fragranza era appunto tonka, conteneva praticamente una candela ed un diffusore a bastoncini. Allora, la candela accende, cioè faceva la funzione soltanto di candela accesa, profumo proprio zero. Il profumatore con bastoncini, invece, questo tonka, non è, non si sente tanto quanto questo, ma devo dire che nella stanza in cui voi la andate a posizionare si sente ed è un buonissimo prodotto. Altra cosa che poi ho notato che questa si consuma molto più velocemente, mentre questa fragranza dura molto di più, dipende da quanto viene assorbita dai bastoncini. Qua c'era della cera che mi ha sporcato tutto il tavolo. Quindi questa, quindi EDG, ve lo consiglio per le fragranze, viene rivenduta Coin, fate attenzione perché magari non tutte sono buone allo stesso modo. Devo dire che però in linea di massima io mi sono sempre trovata bene. Un prodotto che non mi è piaciuto è questo, sono queste due ricariche di Yankee Candle al Clean Cotton per il diffusore elettrico. Il profumo si sente poco, pochissimo, sicuramente cambierò fragranza. Mi piace invece sempre tantissimo questa di Mille Fiori, questa volta è Legni e Spezie, buona, buonissima, mi piace. Mille Fiori secondo me fa delle fragranze per ambienti che sono davvero, davvero validissime e davvero super, quindi stra consigliate. Poi i soliti guanti di Lidl del marchio appunto W5, anche questi io ve li consiglio, costano poco, hanno, mi sembra due paia, costano sotto l'euro, non hanno una grandissima resistenza, devo anche dire che io non è che usi i guanti tantissimo, li uso solamente se devo fare pulizie particolari, utilizzando magari dei prodotti particolarmente aggressivi, anche se dovrei onestamente utilizzarli molto di più. Per il prezzo che hanno, indubbiamente vanno benissimo. Ecco, per chi vuole un prodotto un po' più resistente, sicuramente non vanno bene. Poi ho terminato queste Tea Light, ecco da dove arrivava la cera che mi sta sporcando tutta, che sono 50 Tea Light, queste le ho comprate da Eurospin. Ora io non ricordo il prezzo, ma non le comprerò sicuramente più perché molte di queste non si accendevano, facevano la fiammella, dopo un secondo si spegnevano, quindi no, assolutamente no. Da Eurospin ho sempre comprato della marca Sistema Casa queste tavolette per il WC Extra White, due tavolette da 40 grammi ciascuna, con candeggina e bicarbonato, pulisce, deterge e sbianca. È vero, mi piacciono, durano tantissimo, non hanno particolare profumo. A me quello che interessa è che vadano a pulire, a sbiancare il WC, un lavoro che fanno, quindi le ricomprerò perché costano anche poco e mi piacciono tanto. Poi questa invece è la carta igienica che compro che vi consiglio sicuramente di comprare dal Risparmio Casa, è la marca della marca Comprami Sempre. Sono quattro maxi rotoli ed è davvero molto valida. Dice: sono migliorata, sono molto più morbida. A me piace tanto perché non è di quelle carte igieniche che voi mettete, durano veramente il tempo di un giro. E arrivederci e grazie. Brillantante al limone verde del marchio Casa Chiara, scintillante lucentezza. No, io non lo metto sempre il brillantante all'interno della lavastoviglie, quelle poche volte che l'ho messo mi sono trovata bene, quindi ve lo consiglio anche questo. Questo è un prodotto che mi è piaciuto tantissimo, che ho già comprato altre volte, questo additivo disinfettante Deo del marchio Omino Bianco. Sono 450 grammi di prodotto, dice mi sembra 10 lavaggi, non mi vorrei sbagliare. Comunque dice 35 grammi, vanno messi 35 grammi, quindi un cucchiaio e mezzo per lavaggio, quindi un po' più di 10
di 10 lavaggi. Elimina fino al 99,99% dei batteri, smacchia bianchi e colorati, attivo già a 30 gradi. A me piace tantissimo per il profumo che lascia sui panni, adatto per capi per bambini, capi per anziani, capi sportivi, bucato per chi ha animali a casa, asciugamani e lenzuola. Io lo utilizzavo soprattutto per lenzuola e asciugamani, un ottimo prodotto che vi consiglio sicuramente. Mi è piaciuto anche questo detersivo qua, che era sempre del Lidl, della linea vegana, per la pulizia della cucina. Buono, detergente per la pulizia della cucina in caso di, diciamo, un prodotto che poteva essere utilizzato sia sul piano cottura, sul piano di lavoro. Io lo utilizzavo ovviamente andando alla risciacquare. Bellissimo il pack, ricorda molto i cosmetici di Aesop. Non l'ho mai più visto in offerta. Io ho ancora un lavavetri e di questo c'era il lavavetri, il detergente per la cucina e qualche altra cosa che avevo comprato che però non mi... il prodotto per il bagno forse, buonissimo. Erano tutti quanti buoni. Io non avevo provato, l'unico che non avevo preso era quello per lavare i piatti, ma questo devo dire che era davvero un buonissimo prodotto, si risciacquava molto facilmente, andava a pulire molto molto bene. Poi due prodotti che mi sono stati omaggiati dall'azienda Tecnologie Innovative, lo sgrassatore universale e il detergente anticalcare per la pulizia del bagno, entrambi ottimi prodotti. Questo sgrassava molto bene anche lo sporco più ostinato, questo per la pulizia del bagno era semplicemente eccellente, divino, e lasciava, innanzitutto quando andavate a spruzzare, lasciava un buonissimo profumo, andava a togliere tutti i residui di sapone, dentifricio, qualunque cosa ci fosse sul lavello, di colore azzurrino, come potete vedere. Mi è piaciuto tanto, tanto, tanto. Ringrazio l'azienda che mi ha omaggiato appunto di questi prodotti e sono prodotti che io vi straconsiglio. Il brand è Tecnologie Innovative. Sono tutti validissimi i prodotti di questa azienda qua. Io li ho provati quasi tutti quelli che mi sono stati inviati, uno più buono dell'altro. Anche l'avete visto, ad esempio, nel video che ho fatto in collaborazione con Erika per quanto riguarda i preferiti del mese. Anche il detersivo preferito del mese era stato appunto un loro detersivo che era un prodotto per la cura dell'acciaio, se non mi sbaglio, se non addirittura lo sgrassatore. Era comunque il loro prodotto che mi è piaciuto tantissimo. Infine ho terminato due prodotti che mi sono stati inviati da un'azienda che si chiama Il Bucato Perfetto. Ha fatto una sua linea di prodotti, sono ammorbidente per il bucato, detergente bucato, fiori di arancio e tiare. Allora, con sommo dispiacere boccio entrambi questi prodotti. Allora, questi prodotti hanno un difetto, tendono praticamente a scomporsi tra di loro, nel senso si forma praticamente una fase più densa saponosa e una fase acquosa, si vanno a separare. Prodotto, il detersivo era molto molto liquido. Il profumo si sente giusto quando andate ad annusare, ma non permane assolutissimamente sui panni. Il detergente lo facciamo ancora ancora passare, ma l'ammorbidente assolutissimamente no. Questo prodotto è un prodotto assolutamente da rivedere. A me dispiace fortemente bocciare questi prodotti. Ma sono prodotti che proprio no, non ci siamo proprio per niente, ecco. Detto questo, io spero di esservi stata utile. Come sempre vi ricordo di iscrivervi al canale se ne avete piacere, attivate la campanella per non perdere i video, ricordatevi la mia pagina Instagram Passione Pulizie. Un bacio enorme a tutti, alla prossima!